Ciao a tutti e bentornati in un nuovo What I Eat in a Day, cosa mangio in un giorno durante la mia dieta. Anche oggi faremo insieme delle ricette sane, light, perfette per una dieta equilibrata. Vi ricordo che la mia dieta è soprattutto incentrata sui piatti unici, sono dei piatti che contengono tutto quello di cui avete bisogno, verdure, carboidrati e proteine. Partiamo subito dalla colazione. Oggi faremo insieme uno smoothies molto semplice da fare, ma davvero super nutriente. Si tratta di uno smoothies con mela e fichi. Prendete una mela sbucciata, la mettete all'interno di un frullatore, ci mettete all'interno anche due fichi. Infine ci metto anche un vasetto di yogurt greco e frullo il tutto. E il mio smoothies è pronto. Passiamo al pranzo, un pranzo davvero super veloce da fare e si tratta di una zuppa di legumi. Strano dire veloce, ma in realtà vedrete che è davvero semplicissima da fare. Metto all'interno di un pentolino uno spicchio d'aglio o in alternativa una cipolla, carote, pomodori e se avete anche del sedano va benissimo. E utilizzo questa zuppa di legumi che è già pronta e cotta a vapore, quindi si fa davvero in 2 minuti, potete prepararla anche al microonde. È dell'azienda Di Nunzio. Non so se potete trovarla dalle vostre parti, comunque se la trovate provatela perché è davvero buonissima. Faccio cuocere fino alla densità desiderata, quindi se la volete un po' più liquida la potete spegnere prima, oppure se la volete un po' più densa continuate a cuocere. Non vi dimenticate di mettere ovviamente un po' di sale e un po' di pepe. E questo è stato il mio pranzo. Potete anche mangiare questa zuppa con 2 crostini. Passiamo allo snack super goloso, ma non vi preoccupate, super light. Si tratta di una sorta di tiramisù un po' particolare e vi faccio vedere come si fa. Allora, questo tiramisù è formato da una crema allo yogurt greco in cui ci vado a mettere un cucchiaino di cacao e 2 cucchiai di sciroppo di agave. In alternativa potete utilizzare il dolcificante che più preferite. Dopodiché prendo 2 fette vasa, potete in alternativa utilizzare anche dei biscotti, quelli che preferite, li inzuppo nel caffè non zuccherato e a questo punto vado a creare il mio tiramisù, quindi ci vado a mettere la mia crema allo yogurt e al cacao e continuo così fino a quando volete, potete fare gli strati che preferite, io di solito ne faccio massimo 2. Al di sopra di questa crema allo yogurt vado a metterci anche un cucchiaio di dessert proteico. Questo dessert lo potete trovare alla Lidl, è davvero molto buono. È giusto per decorare un po' il tiramisù, altrimenti è davvero molto triste. Sopra ci vado a mettere anche un biscotto pan di stelle che potete inzuppare nel caffè e poi vado a decorare con delle stelline. Ovviamente tutto ciò è facoltativo e provatelo perché è davvero buonissimo. Passiamo alla cena, oggi faremo insieme delle spinacine vegan. Si fanno con soli 2 ingredienti, pensate, sono davvero buonissime. Allora, ciò di cui avrete bisogno sono sicuramente spinaci e ceci, quindi vado a cuocere prima di tutto gli spinaci. Io sto utilizzando questi surgelati, ma potete utilizzare anche quelli freschi. L'importante è che poi li strizzate bene dalla propria acqua, quindi devono essere super asciutti. Mettete all'interno del mixer gli spinaci cotti, i ceci cotti, io utilizzo quelli nei barattoli, e 1 cucchiaio di pangrattato per asciugare il liquido in eccesso, un po' di sale, pepe, spezie varie, quelle che volete, e create appunto con questo composto le vostre spinacine. Di solito ne vengono 2 belle grandi e sottili, se le fate piccole ne vengono 4, quindi le passate nel pangrattato, dopodiché le mettete a cuocere in padella con un filo di olio o in alternativa in forno a 180 gradi per circa 20 minuti fino a quando si dorano. E le vostre spinacine vegan sono pronte, facilissime da fare, sono buonissime, vi consiglio di provarle. Ovviamente io le vado a mangiare con un po' di insalata. E la mia cena è pronta. Spero tanto che queste idee vi siano piaciute. Vi aspetto in un prossimo video, vi mando un bacio e alla prossima, ciao!